Avevamo chiesto il 20 febbraio un'audizione del comitato scientifico a supporto del comitato stesso, ma anche degli uffici regionali che in questo momento stanno portando avanti la procedura di Vinca e degli assessori competenti. E ci sarebbero in teoria stati 13 giorni per convocare l'audizione, 13 giorni lavorativi che erano passati l'8 marzo, quindi sono passati altri 80 giorni. La commissione era finalmente stata ipotizzata per il prossimo mercoledì 29, era già comparsa nel calendario dei lavori del Consiglio, peccato che sia stata cancellata la scorsa settimana per presunti impegni dell'assessore competente, ma non è stata neanche predisposta una nuova data. Ecco, a noi pare che invece la Giunta Federiga non abbia voglia di parlare di Eovia sotto elezioni, perché sa benissimo essere un tema divisivo e su cui molte persone della loro parte politica sono fortemente contrarie. Era già successo nella campagna per le regionali. Noi denunciamo questo come un grave atto di mancanza di rispetto nei confronti delle consigliere e dei consiglieri che non possono esercitare il loro ruolo politico, ma anche e soprattutto della cittadinanza nelle sue forme organizzate, che viene costantemente tenuta fuori dalle istituzioni che dovrebbero invece fare le politiche insieme alle persone. Confidiamo che l'amministrazione regionale ci ripensi, perché perdere l'occasione di un confronto è una perdita per entrambi, per la commissione e per noi, perché sono momenti importanti per la democrazia in generale, ma anche per approfondire aspetti che non sempre trovano puntuale riscontro nei documenti. Poi noi abbiamo già presentato un ulteriori 10 documenti agli uffici regionali che stanno istruendo le richieste del Comune per le compensazioni, e mercoledì ne daremo conto pubblicamente, poi probabilmente con alcune novità molto rilevanti e per le quali vi invito a essere presenti, perché non sono di poco conto.